c'è una puzza terrificante. Di fronte a noi ci sono quattro cormorani. Eccoli lì. Di solito se si ritengono disturbati dalla canoa si tuffano in acqua. Questa volta sono volati via, si sono spostati più avanti. Io non vorrei disturbarli oltre, ma faccio un passaggio in questi scogli e guardate quanti cormorani e quanti gabbiani. Bisogna stare attenti perché ci sono degli scogli affioranti. Noi adesso ci dirigiamo verso i cormorani. Guardate quanti sono. Col caratteristico collo lungo nuotano in acqua. Li lasciamo un po' in pace e proseguiamo con il giro panoramico in questa fantastica spiaggettina. Lì abbiamo dei gabbiani che non si curano assolutamente della nostra presenza. Adesso proseguiamo con molta calma. Molta lentezza in questo posto spettacolare, dove il fondale è bassissimo, ci sono degli scogli affioranti, ma lo spettacolo vi garantisco è unico. Peccato che la batteria sta per esaurirsi e non ho il ricambio.
Lo spettacolo molto bello, anche se c'è una puzza terrificante. Non so se il video riuscirà a rendere l'idea, ma qui il fondale è molto particolare, è molto basso, tutto pieno di vegetazione. Sembra di pagaiare su pochi centimetri d'acqua. È una sensazione molto strana, la pagaiata ovviamente particolare, molto delicata. È molto laterale. Spero che così renda l'idea.